Siamo pronti? Buongiorno. Deve arrivare ancora qualcuno? Intanto buongiorno a tutti. Come vedete ho al mio fianco l'assessore Corazzari, perché oggi vogliamo presentare, insomma, rendere onore a tre realtà che esordiranno ad ottobre, se non sbaglio, in serie A, e sono la Polisportiva Granzette, la Calcio Padova e Audace 5, quindi rispettivamente di Rovigo, Padova e Verona, Calcio 5 femminile. Abbiamo tre squadre in serie A, quindi poi abbiamo i dirigenti che inviteremo qui per un breve saluto. E io ne approfitto per dirvi che oggi, rispetto ai dati del Covid, abbiamo 604 positivi da ieri, dalle ultime 24 ore, e abbiamo fatto 48.065 tamponi, sono l'1,26% di positivi sui 48.000 tamponi, e i ricoverati in questo momento sono 229, dei quali 206 in area non critica e 23 di conseguenza in area critica. Vaccini 34.686. Vi ho detto questi numeri velocemente per dirvi cosa? Per dirvi che c'è un timido, lento incremento dei ricoverati, perché siamo passati da 206 a 208, per poi passare a 229, quindi è incontrovertibile questo trend, no? È lento, per fortuna, siamo ancora al 2% di coefficiente di riempimento delle terapie intensive dell'area non critica, però la guardiamo con attenzione questo fenomeno. E oggi alle 12.30, per questo io non ho fatto la conferenza stampa, i nostri direttori generali delle ULS presenteranno il nuovo piano di sanità pubblica rispetto a tutta la campagna dei tamponi e quello dei vaccini. Ricordo ai veneti, vi chiedo di poter ricordare questo, che in questo momento non abbiamo problemi di vaccino, somministriamo Pfizer e Moderna, quindi chiunque arrivasse per assurdo nello spazio del centro vaccinale decidesse in auto di prenotarsi la vaccinazione da lì al successivo quarto d'ora o mezz'ora, riesce a farlo tecnicamente, perché abbiamo disponibilità nelle agende vaccinali di almeno 100.000 posti già anche in questi giorni. Siamo pronti per, ve lo dicevo anche ieri, siamo pronti per preventivare circa 1 milione di posti in agenda per tutto il mese di agosto, perché comunque ci sarà un incremento di forniture soprattutto sul fronte Pfizer e Moderna, che ci permettono di affrontare la campagna vaccinale per dare risposta a tutti coloro che volontariamente vorranno vaccinarsi. Non vi nego che siamo un po' preoccupati per questo lento e inesorabile incremento di ricoverati, che non è importante, non stiamo caricando 70-80 persone al giorno come diciamo, la proiezione di questi contagiati ci avrebbe dato in altre fasi della storia del Covid, però speriamo di scollinare. Allora, gli esperti ci dicono, esperti, lo sono finché non sbagliano, gli esperti dicono che si dovrebbe arrivare al giro di boa a metà agosto, se non è a metà sarà fine agosto, però insomma in questo mese si dovrebbe avere, diciamo, un cambio di direzione. E cluster ne abbiamo sempre, ne abbiamo scoperto uno a Caorle, tra l'altro abbiamo una colonia, e fra l'altro ne abbiamo, il direttore generale ha fatto bene, ha disposto anche, mi sembra che su una sessantina di ragazzi ce n'erano già 10 positivi, quindi abbiamo chiuso tutto e sono finite le vacanze per quella colonia. Penso che sia un'applicazione del piano di sanità pubblica onde evitare la diffusione magari di un cluster. Tutto sotto controllo, sono già rientrati, sono in fase di rientro, veloci nell'identificazione e via. Abbiamo cluster soprattutto nella fascia d'età che va dai 14 ai 29 anni, quindi tra i giovani, e quindi l'appello è sempre quello di evitare gli assembramenti. Se ci andate per qualsiasi motivo, poi indossare la mascherina. Sì, il clima del liberi tutti non è un clima che ci dà una mano a controllare il virus, e considerate che la vera sfida è rappresentata dal fatto che dei 23 ricoverati in terapia intensiva la quasi totalità non sono vaccinati, quindi è un'ulteriore dimostrazione
che la vaccinazione rappresenta un fronte importante rispetto a tutto questo. Stiamo andando avanti con le prove e le validazioni dei tamponi salivari, diciamo quelli, i ciupa ciupa come li chiamo io, no? Si può dire, da utilizzare nelle scuole. La nostra sfida è quella di poter utilizzare, diciamo, un tampone ancora meno invasivo del nasale e quindi di utilizzare i salivari per partire con un progetto di scuole sentinella. Peraltro devo anche dire che anche il generale Figliuolo mi ha chiesto il progetto del Veneto, noi gliel'abbiamo inviato, sapendo che noi abbiamo fatto, e voi sapete che io ho un ottimo rapporto col generale, e sapendo che noi abbiamo fatto già il progetto scuole sentinella in passato, finché erano aperte le scuole, e fra l'altro fatto dalla prevenzione del Veneto in collaborazione con l'Università di Padova, ovvero il professor Baldo, che ringrazio, al quale fra l'altro chiederemo ancora, assieme alla nostra prevenzione, di affinare ancora di più il progetto per l'apertura del prossimo anno scolastico. Alle famiglie cosa dico? Che è una domanda ricorrente che ci fanno. Dico che noi la scuola la vogliamo riaperta in presenza. So che c'è qualcuno, soprattutto nell'ambito dell'università, che scrive e dice ma dovreste garantire i due canali, no? Però se abbiamo deciso che si fa in presenza, si fa in presenza, non è che adesso, cioè, passiamo da un estremo all'altro, alla fine ci fermiamo a metà del guado perché dobbiamo garantire un po' tutto a tutti. Sì, cioè, io penso che mantenere in vita la DAD sapendo che si può fare la scuola in presenza non sia bene, nel senso che abbiamo fatto una battaglia per tornare a riaprire le scuole ed è giusto che si rifacciano in presenza, perché questo è un diritto degli studenti. E infine volevo dirvi, rispetto ai tamponi, oggi i direttori generali parleranno dei tamponi. Ripeto, io capisco che c'è sempre qualcuno che si agita e qualcuno che si è perso anche per strada un po' che di puntate della serie. Noi siamo partiti con un progetto di screening perché non avevamo nessuno che si faceva i tamponi. Voglio ricordarvi che quel giorno, quando abbiamo deciso di aprire a chiunque la possibilità di fare tamponi, lo abbiamo detto chiaramente, lo dobbiamo fare perché noi dobbiamo fare un minimo di tamponi al giorno per monitorare il grado di circolazione del virus. Siccome in quella giornata, me lo ricordo come fosse ora, avevamo solo 45 positivi, se giri anche attorno a casa dei 45 positivi ti porti a casa un migliaio di tamponi, a noi ne servivano 20, 25, 30.000 al giorno. Quindi questa decisione del Veneto, che peraltro era l'unica regione in Italia che da due mesi faceva i tamponi gratis a tutti, è una decisione che non è contro qualcuno, è una decisione dettata dal fatto che il personale ci serve negli ospedali, perché a differenza delle altre fasi oggi abbiamo anche le vaccinazioni. E poi, per un altro motivo non irrilevante, oltre 50.000 tamponi al giorno creano code paurose e si rischia di lasciare fuori, magari in lunga attesa, chi magari ha veramente il rischio di avere il virus perché ha un contatto stretto di positivo, il positivo, o magari il familiare che deve andare in casa di riposo a far visita all'anziano e non riesce a farsi il tampone, o altre categorie. Ricordo che queste categorie che ho citato, positivi, i sintomatici, i contatti di positivi, tutti i familiari degli ospiti delle case di riposo, coloro che vanno in ospedale, hanno il tampone gratuito come ce l'hanno i minori di 12 anni. E infine vi ricordo anche, ho visto che non è stata ben compresa, non è che noi ci siamo inventati una cifra, c'è un accordo nazionale fatto dal commissario Figliuolo con le farmacie che prevede 8 euro per i minorenni e 15 euro per i maggiorenni per il tampone. Tutto qua, cioè non c'è un modello Veneto di soldi, cifre, guadagni, non ci guadagniamo nulla noi a far tamponi, cioè che sia chiaro, nel senso che non è il core business della regione, il core business della regione è quello di curare i cittadini, punto. E basta, io vi lascerei spazio per le domande, dopo ci terrei a presentare assieme a voi queste tre squadre che ci faranno onore, insomma, cioè, visto considerato che sta andando bene per il Veneto ultimamente con lo sport. Giusto? No. E europei, olimpiadi, tutto abbiamo fatto. La quinta finale delle Olimpiadi della Federica, anche dobbiamo ricordare. Orgoglio Veneto. Domande ragazzi? Prego.
Sì, Maria Vittoria Bagarella, TG Veneto News. E invece per quanto riguarda la terza dose, si parla di un possibile piano del governo, lei può annunciare qualcosa? No, io posso solo annunciare che immagino, per logica conseguenza, che la terza dose interesserà per primi, non solo dal punto di vista temporale, perché hanno fatto per primi il vaccino, ma anche per un fatto di opportunità. Qualora ci fosse la terza dose, i lavoratori della sanità, le RSA e categorie diciamo essenziali. È vero che sono stati i primi a fare il vaccino, vi ricordo che noi abbiamo iniziato a vaccinare il 27 dicembre 2020 con quelle famose 827 dosi iniziali e da allora ovviamente è partito il timer. Allora, lo diceva Fauci in un'intervista data circa forse un mese fa, l'ho vista in un quotidiano straniero, diceva che alla domanda quanto durano gli anticorpi, lui ha detto un anno, più anni, forse anche l'infinito, nel senso che oggi non abbiamo misura di quanto duri la risposta anticorpale. È vero che poi sono sempre gli scienziati che sanno tutto e dicono ma è semplice, dovete fare il prelievo del sangue a tutti. Sì, va bene, semplice a dirlo ma non a farlo. Cioè noi 5 milioni di prelievi, elaborazione di prelievi, sì, ovvio che questa sarebbe la perfezione in assoluto. Fermo restando che vi ricordo che oltre alla copertura anticorpale, cioè la risposta, diciamo, e immunologica che dà il fisico, ce n'è anche una copertura che non è anticorpale, è quella dell'immunità cellulare. Questa è un'altra misura che noi oggi non riusciamo a fare. Verosimilmente io immagino che al giro di boa di un anno la terza dose apparirà all'orizzonte, perché comunque ormai se guardate anche tutto quello che viene scritto dal CTS, dice dai 6 ai 12 mesi per la prima dose del guarito. E il riferimento dei 12 mesi ormai sta diventando una sorta di pietra miliare per dare una copertura, diciamo, anticorpale. Considerate che sui vaccini ho visto che le Big Pharma dicono, insomma i produttori, dicono che comunque confermano quei vaccini. Nel senso che, quindi comunque sarà una terza dose per chi la farà, per chi vorrà farla, ovviamente del vaccino che ha già fatto. Prego. Buongiorno, io volevo chiedere due cose. La prima, mi pareva di ricordare che il dottor Rassu, che adesso è il coordinatore delle nostre microbiologie, avesse iniziato uno studio anche lui con tutte le nostre 14 microbiologie per capire appunto la durata degli anticorpi e volevo capire a che punto siamo. La seconda, volevo chiedere se sono stati poi alla fine coinvolti i pediatri di libera scelta nelle vaccinazioni della fascia più giovane. E la terza, visto che sono arrivati 25 miliardi per il piano di ripartenza, quanti ne aspettano al Veneto e quando arrivano? Grazie. Allora, partirei dalla terza. Ancora sulla ripartizione non ti so dire. E la seconda, sui pediatri di libera scelta, gli incontri li ha fatti l'assessore Lanzarini. E sinceramente non ti so dire se ha chiuso o non ha chiuso questa partita, se mi confermi te, so che aveva degli incontri e tra l'altro l'assessore non c'è in questi giorni, quindi non ho informazione, ma immagino insomma che i pediatri sono sempre stati a disposizione, cioè non sono mai stati percepiti come un problema, sono una risorsa. Ricordo a tutti che la vaccinazione, diciamo, dei minorenni fino ai 12 anni, insomma dai 12 ai 18 anni, è una vaccinazione che è sempre volontaria e la scelta è in capo ai genitori, tranne in qualche caso, ho visto che c'è la sentenza di tribunali che danno ragione al figlio minorenne che vuole vaccinarsi contro il genitore che dice di no, è accaduto in Piemonte, se non ricordo male, anche qui c'è, so che ho visto un paio, due o tre sentenze ho visto di questo genere. Per quanto riguarda il dottor Rassu, si sta andando avanti con quello, ad oggi non abbiamo dati, o meglio abbiamo dati ma non organizzati, elaborati. C'è da dire che il dottor Rassu con le microbiologie sono anche impegnati a fare una sorta, fra virgolette, di validazione in house di molta diagnostica tipo i tamponi salivari ed altro che ci sono sul mercato. Più o meno il target sono 5.000 test che vengono fatti su popolazione, diciamo, con le microbiologie del Veneto e ovviamente con test in doppio con molecolare per verificare se l'attendibilità dichiarata è l'attendibilità poi che noi rileviamo. 5.000 test? No, 5.000 test
per tipo di test. Sì, sì. Sì, nel senso che uno ti dà il test che si chiama Pinco Pallino, l'obiettivo è quello di provarlo in 5.000 casi in maniera tale di avere un minimo di... Però considerate che noi ormai siamo pronti a una gara per fare in modo di entrare nelle scuole con i salivari, come azienda zero. Adesso non so se hanno bandito, se hanno fatto, no, questo non ve lo so dire. E non compete neanche a me, sinceramente. Sì, sempre scuole sentinella. Scegliete un campione di scuole rappresentativo da un punto di vista epidemiologico. Quindi siamo in saranno complessi scolastici importanti, cioè con tanti studenti. Ma sì, vengono sicuramente quelli. Io penso che qualche incremento in più lo dovremmo fare, perché il viaggio è lungo, cioè si inizia a settembre e si finisce a giugno. Invece l'altra volta l'abbiamo fatto ad aprile per finire a giugno. Sì, l'altra volta erano solo medie, questa volta fate anche... E una superiore, scusate, sì. Una superiore. Dobbiamo questa entrare volta... anche nelle superiori. Quindi rimane medie e superiori? Sì. D'accordo, grazie. Dopo non so se la prevenzione, visto considerato che facciamo il tampone salivare, trova anche una soluzione per andare anche nei bimbi, visto che il tampone salivare ha un'invasività che è zero praticamente. Buongiorno, Andrea Zanga Zettino. Buongiorno. Presidente, dei nuovi ricoverati, cioè questo leggero trend, leggero ma preoccupante trend di ricoveri in terapia intensiva, avete un profilo? Cioè chi sono questi che finiscono in terapia intensiva? Allora, nei ricoverati noi abbiamo quasi un 70% che sono non vaccinati, esattamente mi sembra sia il 66, qualcosa ad oggi, non vaccinati. C'è da dire che il dato che è rappresentativo, che la proiezione sulle terapie intensive diventa quasi totalitaria per i non vaccinati, vuol dire che in via empirica, perché noi non siamo qui con un'analisi fatta, diciamo, puntuale, in via empirica ci potrebbe dire che il vaccino attutisce l'impatto del virus e non ti porta in terapia intensiva. È anche vero che i ricoverati che abbiamo non sono ricoverati, diciamo, allo streno e messi male. Chiedevo, sono giovani, anziani? Ah, sono cinquantenni, stragrande maggioranza a questa fascia di età. L'altra domanda, Presidente. Prego. Per quanto riguarda questa ampia disponibilità di vaccini, 1 milione per quel che resta del mese di agosto, avete intenzione di incentivare le vaccinazioni con qualche iniziativa? Sì, allora incentivare di essere a disposizione di chi vuole farsi il vaccino, perché è proibito anche dire incentivare ormai qui da noi, no? Sapete che c'è, bisogna anche non, bisogna fare bip invece di dire vaccino, così non... Allora, io non porto una posizione ideologica, so che la legge dice che se uno vuole vaccinarsi ha diritto ad avere il vaccino, facciamo in modo di organizzare la vaccinazione. Abbiamo delle iniziative nelle singole ULS, diciamo che sono iniziative estemporanee, che so, per, non so, lo dicevo l'altro giorno, il calcio Mogliano, tanto per parlare di squadre di calcio, ci ha chiesto di poter vaccinare i ragazzini delle primavere, quello che è, poi ci ha detto, ma visto che ci siamo, ci chiedono anche i genitori che non sono vaccinati di vaccinarsi, ma visto che ci siamo, ci ha parlato di un'altra squadra che sarebbe... Allora, quando si creano questi contesti è più... È diseconomico farle andare in un centro vaccinale perché ci metti meno a organizzare le vaccinazioni. Quindi vedo che molte associazioni chiamano le ULS per organizzare degli open day, diciamo, dedicati al vaccino day, Vax Day. Senti, invece, per quanto riguarda la scuola. Sì. Che disposizioni ci sono a livello nazionale e quindi regionale sui trasporti? Perché il problema poi è quello della capienza. Cioè restiamo al 50, al 70, passiamo al 100? Io penso che con l'apertura della scuola verrà rimaneggiato dal CTS le linee guida. Cioè immagino che non resteranno le linee guida di oggi. Resta sempre un problema cruciale che non c'è materiale. Cioè non c'è materiale rotabile, non ci sono nuovi treni che si possono acquistare piuttosto che nuovi pullman, questo è il dato di fatto. Cioè, lo dico perché poi abbiamo passato mesi a sentirci dire dovevate programmare, sì, con la diligenza, cioè con i carri, con cosa? Non c'è, cioè, anche volendolo acquistare non c'è sul mercato. Ma quindi le risulta che si possa arrivare al 100%? Secondo me faranno delle linee guida più restrittive.
più restrittive del 100%. Ah, quindi si scenderà. È probabile, magari vadano all'80, come è già accaduto. Però questo è in capo al Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. Ok, l'ultima domanda invece è una curiosità. Prego. Volevo sapere che cosa pensa lei del comportamento di molti ristoratori, baristi o comunque esercenti di pubblici esercizi, che alla richiesta di prenotazioni da parte di clienti pongono la domanda: lei ha il Green Pass? Sì, ho il Green Pass, e allora per lei posto solo dentro. Nel senso che perché... per non perdere i clienti lasciano il deor, il cosiddetto plateatico, ai non vaccinati, ai non tamponati, e si ritrovano poi anche persone che rifiutano a quel punto la prenotazione perché sentite, si sentono discriminati. Sì, c'è da dire una cosa che poi mi metto anche nei... Io non voglio giustificare nessuno, cioè non conosco i casi specifici e questo... ti prego di registrarlo, perché non so neanche se c'è una notizia sui giornali, quindi dico semplicemente questo, penso anche che se un gestore ha 10 posti all'esterno, ne ha 50 all'interno, cercherà in tutte le maniere di tenerli liberi se qualcuno che non ha, ovvio che poi c'è la possibilità che tu non puoi più decidere, però sinceramente non la sento da te, immagino che ci sarà anche questo, cioè. Come si può dire? Cioè, è il segno dei tempi, mai avremmo pensato di dover prenotare in base a un certificato se dentro o fuori. Cioè. Immagino che se lo stesso ristoratore avesse 200 posti fuori, ambirebbe a riempire tutto fuori per far vedere che il ristorante sta lavorando. No? Penso che mai sarà accaduto in città, in città gli spazi all'aperto sono risicati. Però insomma io spero non diventi una guerra tra poveri. Cioè, non... Abbiamo bisogno di fare questo percorso tutti assieme e venirne fuori, poi lo ricorderemo come un bruttissimo periodo e finisce lì. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Le volevo chiedere, tornando ancora sulla scuola, cioè mi pare che ci siano due condizioni da rispettare perché la scuola si svolga in presenza e non ci sia la DAD, come giustamente auspica lei, e che tutti gli studenti siano vaccinati e lo stesso gli insegnanti. Se gli insegnanti non sono vaccinati, dopo 5 giorni mi pare... perdono il posto di lavoro e vengono sostituiti. Allora avete in programma un'azione mirata per coprire quella fascia, mi pare siamo attorno al 10-15% di personale che non è ancora stato vaccinato, visto che la scuola ormai manca un mese alla riapertura. Allora, noi nella scuola abbiamo l'82% degli operatori vaccinati, operatori, perdonatemi, che significa insegnanti e lavoratori della scuola. L'unica cosa che possiamo fare è degli appelli che facciamo quotidianamente anche a vostro tramite, no? No, anche perché oltretutto non abbiamo neanche le liste noi dei dipendenti della scuola, vorrei ricordare. Io penso che... ho letto ieri una dichiarazione di Garattini, del professor Garattini, insomma che... E lui dice, ha fatto una riflessione che io condivido appieno, ma immagino anche voi, diceva, ma alla fin fine i docenti sono delle istituzioni, devono dare l'esempio. Io penso che in questa fase, se noi vogliamo mettere in sicurezza la scuola, dobbiamo chiedere questo sacrificio, perché per alcuni è un sacrificio. Io penso che non ci sia nulla da vergognarsi se una persona ha paura di assumere un farmaco, no? Ci facciamo le domande anche per assumere un'aspirina, come dico sempre, per cui immagino che qualcuno possa anche avere delle perplessità. Nessuno si diverte a farsi vaccinare, però è pur vero che se tutti avessimo fatto così, oggi saremmo nuovamente in ginocchio. Cioè, va riconosciuta questa... Cioè, quanto abbiamo sentito parlare di bene comune, di senso civico, del senso di squadra, non siamo più comunità. I vaccini hanno dimostrato che 82% dei veneti hanno deciso di farlo, altri no, io rispetto la loro posizione, ma non si dica che questa sia una scelta personale, anche di comunità, da una parte e anche dall'altra. Poi peraltro, perdonami, io mi ricordo che gli stessi che ci criticano oggi sono gli stessi che mi sfidavano dicendo perché non ti vaccini. Mi sono vaccinato. E adesso? Adesso sono colpevole perché mi sono vaccinato, gli stessi. Prego. Ecco, no, per quanto riguarda i tamponi, è probabile, insomma, in questi giorni i ragazzi hanno interrotto, ma siamo in grado comunque di dire che le strutture sanitarie del Veneto garantiscono il servizio, al momento ovviamente, a tutti, soprattutto che vadano dei privati,
Sì, sì, sì. Noi abbiamo il prezzo è calmierato da un accordo nazionale, quindi tutte le regioni si erano adeguate e noi siamo stati gli ultimi. Ci sono 600 farmacie su 1200 che hanno aderito a fare i tamponi in farmacia. Dopodiché loro hanno semplicemente da mandare un modulo se vogliono aderire al prezzo, so che si stanno tutte più o meno allineando. Sono 8 euro e 15 euro. La differenza la paga lo Stato. Dopodiché noi, comunque come pubblico, dotiamo parecchi centri vaccinali di POS e quindi delle strutture, dell'hardware per pagare, sempre 8 euro e 15 euro. Ma non sono prezzi che ci siamo inventati noi, sono quelli della tariffa nazionale. Cioè no. Prego. Grazie, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Volevo chiedere buongiorno. Il tema di tamponi allora. Sì. Quanto la Regione ha speso e sta spendendo anche in questo momento in cui ha aperto a tutto e a tutti? Ha un'idea di... Ma puoi fare un calcolo, allora se dovessimo mettere a tariffa viene fuori cifra da paura, nel senso che 50.000 tamponi, quanto valgono? Se fossero 10 euro a tampone sono 500.000 euro al giorno. Cioè, guardate che il Covid in Veneto è costato un miliardo alla fine, eh? Avevamo 700 milioni alla fine della scorsa estate. Io penso che ragionevolmente, sto parlando di tutto quello che è Covid, eh? Pensate solo ai dispositivi cosa pesano negli acquisti, cioè i dispositivi, noi abbiamo camion e camion di dispositivi, uno dice sì ma una mascherina costa 20 centesimi, 10 centesimi, ma noi ne consumiamo milioni di mascherine. E se li mettiamo a una cifra verosimile, dopodiché considera che il supporto quanto ci costerà? 2, 3, 4 euro. Facciamo molta economia di scala perché noi a differenza della farmacia che ne fa 2, 3, 4, 5, 10 tamponi, noi ne facciamo in una sessione, in un centro di tamponi, possiamo farne anche 2.000, 3.000 in un giorno, quindi c'è un abbattimento dei costi del personale pauroso. Però insomma, verosimilmente non lo so, 5, 6 euro, il costo aziendale. 7, non lo so. Fino a un certo punto. Nel senso che noi abbiamo sempre, come si può dire, il calderone dei finanziamenti e in tutto questo ci va dentro. Ma non è che siamo rimborsati a fare ad libitum tamponi. Ci Veneto spesso ha buttato il cuore oltre l'ostacolo. Immagina quando ci siamo comprati i respiratori, non c'era mica rimborso. Noi siamo andati a comprarceli in Svizzera quella volta. Quando abbiamo comprato le partite, ci siamo comprati le siringhe. Vi hanno detto, ma non ho neanche sentito l'iniezione. L'avete sentita, sta frase qua? Ma dobbiamo comprare le siringhe buone noi altri. Nel senso che abbiamo preso delle siringhe, al di là della battuta sull'iniezione, che ci permettono di fare quel lavoro di tirare fuori la settima dose da Pfizer, l'undicesima dose da Moderna. Ah, abbiamo speso 200.000 euro per non so quanti milioni di siringhe, cioè no. Quindi sono sempre attività che abbiamo fatto per dar servizi ai veneti, ma noi abbiamo portato a casa più vaccino con questo sistema. A parità di forniture noi abbiamo tirato fuori una dose per flacone in più. Pensa che il primo giorno io mi ricordo chiamai a Roma perché vedevo buttare via i flaconcini il 27 dicembre con il vaccino dentro. Ah, ma c'è un ordine, la ditta dice 5 dosi, ce l'ho capito, quello è marzo. Infatti noi siamo arrivati a 7 dosi. Pfizer e 11 Moderna. Lo facciamo nel 70% dei flaconi. Senza che io, scusa, un miliardo da inizio emergenza? Secondo me sì, se non ci siamo arrivati ci siamo tanto vicino. Ma non so perché arrivano, al momento non lo so, comunque onestamente le risorse ne sono arrivate. Sì, questo sì, adesso la contabilità giusta non te la so dire. Se vi serve vi facciamo avere il dato. Presidente, poi un'altra precisazione su quello che ha detto prima. Parlava di metà agosto e di giro di boa. Sì. Quindi modello di previsione già vi danno un calo o un aumento? Perché questo giro di boa non ho inteso. Grazie. Guarda, agosto dovrebbe essere la deadline, no? La fine del giro di boa, cioè il fatto che dovremmo iniziare una discesa. Considerate che questa ondata, la variante Delta, che ormai è ubiquitaria, cioè non serve neanche più fare la sequenziazione, tanto è Delta, e c'è qualcosa di Beta,
ma poca roba. E, c'è da dire che questa variante noi ce la stiamo ormai portando dal primo esordio almeno da 3 mesi, più o meno. Quindi cioè, la storia ci insegna. Considerate che il fatto che ci siano tanti positivi asintomatici la rende anche endemica, nel senso che si diffonde nella comunità e noi non lo sappiamo. Tanto è vero che nei tamponi che abbiamo fatto anche negli ultimi giorni spesso troviamo i positivi che non sanno neanche di essere positivi, ma si sono fatti i tamponi. Ecco, vorrei dire una roba sui tamponi. Molti di quelli che venivano a fare tamponi non erano necessariamente Novax che non avevano voglia di farsi il vaccino. Molti sono anche cittadini che si sono fatti il vaccino, non riescono a scaricarsi il Green Pass, hanno avuto difficoltà. E qui appello al governo che guardi questa anagrafe vaccinale. Noi abbiamo un sacco di cittadini vaccinati con una dose e 2 dosi che dicono che da Green Pass non disponibile sul sito. E questo non va bene. Ecco, Presidente, e tra quelli appunto che fanno il tampone per necessità ci sono poi i turisti, i nostri turisti. Ecco, Alberto Maschio dell'Associazione Jesolana Albergatori ha chiesto un aiuto alle ULS e anche alla Regione per la massiccia richiesta dei test proprio da parte dei turisti particolari tedeschi che stanno tornando. Ecco, lei cosa risponde? Beh, che sono in quella zona, cioè nelle nostre spiagge venete si calcola che mediamente dovremmo avere un rientro, una movimentazione di tedeschi. Perché parliamo di tedeschi? Perché la Germania ha fatto 2 cose. Ha tolto i tamponi, cioè non fa più i tamponi gratis a nessuno, ormai da 1 mese, 3 settimane, e impone al rientro in Germania dei turisti non vaccinati il tampone delle ultime 24 ore. Quindi vuol dire che 400.000 turisti tedeschi che rientreranno, che sono quelli di agosto, che rientreranno gradualmente in Germania, si calcola che metà, 200.000, potrebbero non essere vaccinati. Quindi questi avranno necessità di farsi un tampone per tornare a casa. Proprio per questo motivo al dottor Filippi, ma anche al dottor Contatto, abbiamo detto di implementare i punti tampone a pagamento, perché il turista deve pagarsi il tampone, che è 22 euro, e nelle zone costiere, nella zona anche per il lago di Garda, dove insomma ci sono movimentazioni particolari. Quindi noi rispondiamo che la parte pubblica fa dal servizio, poi ci sono farmacie private e tutto quello che è. Quindi, cioè, la mole è tanta, sono 200.000. Più punti tampone? Sì. E poi invece sui sanitari Novax, avete dei dati sui sanitari che hanno cambiato idea dopo l'ultimatum delle ULS e magari hanno deciso di vaccinarsi? A Treviso ci sono 61 sanitari che hanno prenotato la dose. Sì, allora ci sono, non ho il numero, possiamo averlo in tempo reale, sinceramente non ho chiesto il numero, però ci sono degli ravvedimenti, definiamoli così. Ieri avevamo 4.000 persone in Veneto e 1 migliaio erano sanitari, medici. So che comunque c'è una forma, diciamo, di compensazione con nuovi accessi. Noi, peraltro, tramite i direttori generali che sono i loro datori di lavoro, diamo anche più chance in agenda per più possibilità per vaccinarsi. Fra l'altro si trova in un periodo nel quale ci sono posti, quindi non hanno neanche problemi a vaccinarsi. Prego. Mi scusi, volevo chiedere una cosa che mi sono dimenticata. Ho visto che il governo dà alle regioni un finanziamento a parte per l'assunzione di, chiamiamoli, supplenti nella scuola, che dovessero subentrare eventualmente agli insegnanti che, non essendo vaccinati, dopo il 5° giorno devono stare a casa. Io volevo capire se questo finanziamento è già arrivato per il Veneto e se c'è un finanziamento simile anche per i sanitari, perché, come diceva giustamente lei, lasciare a casa tanti sanitari rischia di mettere in crisi il sistema. No, sui sanitari a me non risulta. L'altro penso, immagino, che sia dedicato all'ufficio scolastico regionale. Quindi voi non avete ancora cifre? No, perché noi non siamo stati coinvolti, il personale non è nostro, cioè vista da fuori, la sento da te, cioè, il fatto che noi si vada ad assumere insegnanti, diciamo supplenti, ci vede veramente come realtà avulsa, perché non abbiamo graduatorie, non sappiamo, cioè, immagino che sia l'ufficio scolastico regionale. Mentre per i sanitari come vi state organizzando per, diciamo, tamponare le falle? Intanto con molta speranza, nella speranza che poi si chiuda bene questa vicenda, io sono fiducioso. Passerà anche questo momento, che dura da 18 mesi.
E, sapete, io dico sempre che dopo la pioggia viene sereno, e uno mi ha scritto che qua piove sempre. In effetti. E, però, a parte le battute, so che i diversi direttori generali, che sono i loro datori di lavoro, stanno tentando di trovare gli incastri migliori, nel senso che di compensare. Ovvio che alcune sono anche professionalità, come si dice, non irrilevanti, per le quali veramente c'è l'unica preghiera che faccio è che valutino di vaccinarsi, perché la legge non l'abbiamo fatta noi, prevede questo. Cioè. Sono sempre 85 i sanitari sospesi o sono aumentati? Penso che ce ne sia, sì, forse anche qualcuno in più, cioè non è, sono le singole UCS, magari vi faremo fare un focus. Grazie, sì. Se ti ricordi, un focus sui sospesi. Grazie. Grazie. Parlare di altri temi velocemente? Sì, se fate veloci poi presentiamo le squadre. Bene, allora, Presidente, lei oggi in un'intervista al Corriere della Sera esprime perplessità sul reddito di cittadinanza. Sì. Sì. Mi pare che il Presidente del Consiglio Draghi in una battuta abbia detto invece che lo considera importante ai fini della tenuta sociale del Paese. Nella pagina a fianco, non perché voglia citare solo il Corriere, però il Governo sta pensando di modificare tutto il regime della cassa integrazione e di renderla strutturale anche per quelle categorie e per quelle aziende che ne sono sprovviste in questo momento. Quindi si va verso un ridisegno del welfare da un certo punto di vista. La sua proposta in proposito, quale sarebbe? Ha qualche suggerimento da dare a Salvini, al Ministro? No, guarda, io ci faccia capire un attimo. Intanto io non ho, nel senso, non ho suggerimenti da dare a nessuno, perché non è il mio mestiere. Ho risposto a una domanda in mezzo a tante domande, peraltro ho risposto in maniera, perdonami, molto più compiuta di dire che non sono d'accordo. Ho detto, guarda, no. Ma la sintesi che faccio io è questa: io ho detto semplicemente che il reddito di cittadinanza non è una novità, altri paesi lo sanno utilizzare meglio di noi. Devo anche aggiungerti che ho anche detto delle cose che non sono scritte, ho detto guarda che ci sono delle persone che comunque hanno necessità del reddito di cittadinanza. Chi è ai margini della società, persone che hanno difficoltà anche fisiche, cioè ci sono delle condizioni per le quali non è sufficiente dire trovati un lavoro. E questi vanno salvaguardati senza se e senza ma. Poi c'è un contingente di persone, secondo il principio, cioè secondo il quale il reddito di cittadinanza dovrebbe servire a loro in attesa che si trovino un lavoro. Quindi sono persone in età lavorativa, in grado di lavorare, di mantenersi, ma non hanno un lavoro. Lì sostengo che è più semplice, se dobbiamo trovare un lavoro, finanziare il datore di lavoro perché li assuma con reddito di cittadinanza, piuttosto che pagare qualcuno e stare davanti alla televisione e aspettare che qualcuno li chiami. Tutto qua. Del resto, le cronache che voi riportate tutti i giorni rispetto al reddito di cittadinanza rivelano anche questa punta dell'iceberg di chi se ne approfitta di un finanziamento, diciamo, come si può dire, etico, sostenibile, difendibile per certi versi, ma lo fa diventare una questione di malaffare, di malagestio che non va bene. Quindi questa è la mia posizione. La riforma del welfare, all'interno della quale si discute non solo il reddito di cittadinanza, ma si discute di tutto quello che è l'uscibile umano rispetto al welfare, vi ricordo che è strettamente legata al piano, al recovery fund, al PNRR. C'è un pacchetto di riforme che questo Paese deve approvare per accedere ai fondi, o meglio è un impegno preso formale. Sì, non era a costi zero il recovery, quando dicevamo guardate che c'erano anche le riforme da fare, non c'erano solo i soldi, adesso stanno arrivando le riforme. Prego? Sì, guardate, sul lavoro io ho detto una cosa, ci vuole chi la scrive, io non sono un esperto di lavoro, mi guardo bene ad ipotizzare robe che poi rischio anche di essere smentito, però dico, chi la scrive deve pensare prima a quelli che sono spaccati la schiena a lavorare e che hanno dei diritti, che hanno maturato, no? nel corso della loro carriera lavorativa, qualunque sia la carriera lavorativa. Dopodiché ci vuole il tema del buon senso e pensare a un paese moderno. Ok? Grazie. Allora, cosa è successo? No, no, niente. Sì, incontinente questo. No, no. Grazie intanto per la parola. Sì. No, una cosa semplice, mi collego al discorso che avevo fatto prima per il discorso dei ragazzi di scuola, eccetera, sì. Di 12 anni e su.
Noi come società sportiva del Padova abbiamo solo ragazze e abbiamo più o meno circa 200 ragazze. E abbiamo un problema serio per quanto riguarda il discorso dai 12 anni ai 18 anni. Fatto cento che le prime squadre sono vaccinate e via di seguito. Abbiamo questo problema perché i genitori hanno, c'è chi dice sì, chi dice no, quindi libera scelta e quant'altro. La federazione ci impone tampone. O Green Pass o vaccino, o tampone, chiedo scusa, 48 ore. Quindi vuol dire che una ragazzina che deve fare due allenamenti a settimana fa due tamponi. Assurdo. E il problema è, e mi aggancio a quello che aveva sentito, perché qualche società aveva chiesto un discorso di poter capire. C'è. Come si può, avete un'idea, ci può darci un'idea di come poter risolvere questa cosa in qualche maniera? Ma intanto noi siamo rispettosi della libertà di scelta, quindi certo. Non entriamo minimamente in questo. Tanto è vero, voglio farvi notare che questa è una regione che non ha fatto un manifesto per le vaccinazioni, nessuno mai se ne è accorto, ma noi non abbiamo fatto uno spot, un manifesto, niente. Non c'è stato, proprio per evitare proprio che si pensasse che la regione dà servizio e basta. Queste squadre, questa Calcio Mogliano, che un sacco di ragazzi, ne ha centinaia, ci hanno chiesto di andare, hanno sostanzialmente scritto a tutti i genitori, quindi hanno fatto un'anagrafe di tutti i vaccinandi, quelli che vorrebbero vaccinarsi, e faremo una sessione di vaccinazione, una mattinata, e fanno le vaccinazioni. Più in là non si può andare. Cioè no, per carità, ma magari già questa è una cosa, è già un'idea su quale poter puntare, vedere un attimino se c'è qualche cosa. Sotto i 12 anni garantiamo il tampone gratuito. Sopra però, o sotto? Sotto, okay. Sotto. Cioè, i pulcini. Sì, vabbè, ma... Però dai 12, capisco che è un'età importante, dai 12 ai 18 è quel limbo nel quale c'è la libertà di scelta e ci sono i genitori. Grazie. Io vi inviterei qua, li ringrazio perché abbiamo tre, lo dicevamo prima, abbiamo vinto gli europei, abbiamo fatto man bassa le Olimpiadi, mai successa una roba del genere come Veneti, cioè anche a massa. E sta andando bene le cose, abbiamo tre squadre, venite qui, tre squadre, adesso vi invito tutti, tre squadre venete, calcio 5 femminile, che vanno in Serie A. Inizia il campionato ad ottobre, sono la Porto da Padova, visto che sono qua, Massimo Mingardi, Calcio Padova, e Walter Pepato, prego, così vi vedono, Alfredo Verza e Alberto Viaro del Polisportiva Granzette, prego, accomodatevi, e poi Alessandro Betteghella, Giovanni Bordignon e Lucio Solazzi dell'Audace 5 Verona. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Due parole dall'assessore Corazzari, una parola al gruppo Testa, veloci. Sì, grazie. Beh, sicuramente è una bella occasione questa, perché è una manifestazione di eccellenze sportive venete. Il Veneto è regione di sport, di sportivi, ricordiamo quasi 500.000 atleti tesserati nelle varie discipline, migliaia di società sportive, di ASD, e veramente un polmone pulsante di quella che è una comunità veneta votata allo sport. E quindi i risultati che arrivano e che, rispetto ai quali noi tutti ci emozioniamo nelle grandi competizioni sportive, prima fra tutte le Olimpiadi, non sono altro che il frutto di un lavoro che è fatto da un movimento di base profondamente radicato nella nostra regione. Quindi nel dire che lo sport regala emozioni, ma lo sport regala anche un valore aggiunto alla nostra comunità quotidianamente, perché laddove c'è sport c'è vita di relazione, c'è volontariato, c'è crescita di una comunità. E questo è un aspetto sociale che non va mai dimenticato. Quello che vediamo nelle medaglie è una punta dell'iceberg, che non sono altro che un prodotto di un grande movimento che, rispetto al quale noi come istituzioni dobbiamo avere un sentimento di gratitudine e di forte vicinanza. Quindi mi fa piacere che si parli poi di calcio 5 femminile, perché lo sport femminile sta conoscendo dei risultati incredibili, direi che tengono più che bene testa agli sport maschili, anzi in molti settori raggiungono risultati migliori, basti guardare, io sono polesano, quindi nella nostra provincia il calcio maschile, insomma, ha ancora molta strada da fare, mentre questa è una realtà bellissima del calcio 5 femminile. Quindi complimenti veramente a tutti, e naturalmente l'impegno che sia un percorso che faccia crescere la nostra comunità veneta insieme. Grazie. Un saluto a Testa, Calcio Padova.
Sì, buongiorno a tutti, grazie. Io sono Massimo Mingardi, presidente del Calcio Padova Femminile. Noi in questa realtà siamo presenti nel calcio a 5, ma siamo presenti anche molto, e la nostra parte più importante è il calcio a 11, dove abbiamo 9 squadre dai primi calci alla prima squadra. Noi facciamo solo esclusivamente il calcio femminile, abbiamo un accordo col calcio Padova maschile per quanto riguarda il settore giovanile, per il resto è tutta farina del nostro sacco, come si suol dire. Basta, ringrazio di questo invito che ci ha fatto la Regione, la figura del governatore Zaia, per rappresentare questa società, e in bocca al lupo a tutto per il prossimo anno, stagione sportiva. Buongiorno a tutti, Alessandro Betteghella, presidente Audace Calcio 5 Verona. Grazie presidente per l'invito, grazie ovviamente anche all'assessore Corazzari e alla Regione per questo spazio. Per noi è motivo veramente di profondo orgoglio parlare delle nostre società, delle nostre realtà. Per quanto ci riguarda, siamo partiti dal niente, siamo partiti da molto in basso, adesso trovarci in una istituzione così importante sicuramente ci dà enorme soddisfazione. Siamo tre realtà che rappresenteremo il Veneto in tutta l'Italia, perché questo è un campionato nazionale, il più alto dei campionati nazionali, e quindi cercheremo ovviamente di onorare al meglio questa opportunità e questa responsabilità che abbiamo, e soprattutto grazie per lo spazio, perché ci permette comunque di far conoscere le realtà, le nostre realtà, a tutti i cittadini veneti. Grazie di nuovo. Grazie. Buongiorno, sono Alfredo Verza, il presidente della Polisportiva Malsana di Granzette. Granzette è una frazione di Rovigo, quindi 2000 abitanti. Siamo cresciuti in un modo esponenziale e improvviso. Ci siamo trovati in Serie A l'anno scorso, noi abbiamo fatto già la Serie A l'anno scorso, con il campionato appena finito, ci siamo salvati, questo è fondamentale. Abbiamo una squadra multietnica, voglio dire, arrivano ragazze dalla Spagna, dal Brasile, quindi è già molto complicato gestire la squadra fuori, poi gestirla in campo è ancora più complicato. È stato un campionato straordinario. Rappresentare una frazione, una città e una regione, se posso dire, del calcio a 5 è stato un onore. Vi ringrazio di cuore per l'ospitalità. Grazie, grazie a voi. Grazie mille, grazie. Avete domande, ragazzi? Vincente. Io volevo fare una domanda, ma che siete voi altri che siamo qua. Esatto. Noi dobbiamo lavorare per salvarci. Intanto, questa è filosofia veneta, intanto dobbiamo salvarsi. Sì, esatto. No, però noi abbiamo un omaggio, perché ogni volta ogni volta che vincete, le vostre ragazze devono sventolare una roba. Vabbè. Bene, benissimo. Eccolo qua, vediamo un attimo. No, questo è Leo. Bello, grazie. Grazie, bello, grazie. Bello. Ogni gol. Grazie. Questa è contraria? No, Leo, ma testa in zona. No, è giusto così? Sì. Sono giusto a me? Siamo giusti così? Perfetto, sì. Bene. Grazie. Vieni qua a fianco al Granzetto. Ah, vieni qua. Vieni con la io lei. Vieni con la Se te lo dico tutti dopo. Sarà manca il pallone. Hai ragione. Vieni qua. Bene. Siete come Piero. Sì, esattamente. Grazie. A voi. Grazie. Anche noi, un piccolo omaggio. Con le maglie possiamo fare tutti insieme, se volete. Poi ne vengo una che guarda per te. Tutte le maglie, per le maglie, poi allora tiene lei. Troppe, mettiamo una dai, lo esageriamo. Ok. Grazie. Adesso facciamo una da soli qua. Grazie. Sì. Federico?
di qua, una per lui, per il primo consigliere di Maio. Grazie. Grazie. Calcio Padova, visto? Un attimo come subito si è capitato. Calcio Padova. Gli avversari più forti sono. Loro? Loro. No, 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 abbiamo una bella squadra, però ci sono squadre